Questa volta Bank of Ireland non può più nascondersi. Dopo che nel 2011 il maggior istituto di credito irlandese era riuscito a mascherare le perdite grazie ad una svalutazione straordinaria del proprio debito, nel 2012 deve alzare bandiera bianca. Risultati operativi in calo a 242 milioni di euro e perdite al lordo delle tasse per quasi 1,5 miliardi di euro. Tra i dirigenti dell'unica banca che ha evitato la nazionalizzazione dopo la bolla immobiliare c'è comunque ottimismo. L'economia in crescita e la disoccupazione in calo stanno riducendo il numero dei mutui in arretrato.